Sezione criminalità diffusa, attività sul territorio serrata e come dire, capillare di studio dei fenomeni, e in questo momento il fenomeno che sembrerebbe tornare fortemente in auge è quello dello spaccio delle droghe leggere. Ovviamente si affaccia l'estate, si affaccia la fornirsi del materiale necessario. Ripeto, di studio dei fenomeni, i grossisti soliti, quelli che noi arriva la roba. In questo caso abbiamo in qualche modo, mi si dice dai precedenti penali, che in passato avevano da qualche tempo a questa parte abbiamo la sensazione che vi è dei grossisti che arrivano a Perugia siano questi, siano 8-10 kg, 8-10 kg. Com'è andata la questione? È andata che con un'osservazione ormai da 15 giorni a questa parte di tutte le macchine che arrivano da una con un'autovettura sua e propria, l'hanno incaricato lì per lì di trasportare lo stupefacente, gli hanno dato sta involucro che era abbastanza grande, chiaramente vedete, molto voluminoso. Gliel'hanno consegnato, ci poteva essere un'altra autovettura che in qualche modo trasportava, perché saremmo rimasti con un pugno di mosche in mano laddove avessimo fermato solo l'autovettura sospetta che non trasportava assolutamente niente. Sì, Ludovico Emidio c'ha 68 anni, è un pensionato. Viaggiava su un'autovettura, la sua macchina di proprietà. Che macchina era? Una guida. Anche perché noi sulla sensazione, abbiamo la sensazione che lui ci avrebbe raccontato la verità. Cioè, su tutti questi... C'è 2M. Prego. Su tutti... questi pezzi, il logo di una televisione marocchina tipo Italia 1. Questa è una televendita. Sì, l'hanno comprata una televendita, non so se era una televendita o ok, il prezzo è giusto, Angela. Metti in paletti, c'è 150 Marco, ma il nesso tra la televisione marocchina e il marco? Sì, però quello l'ha comprata in grosso. No, all'esatto. I giornalisti. La questione è che lui faceva il trasportatore non casa di Meredith. Via San Giuseppe. Mi sbaglio, Peppe? Via San Giuseppe. Ci ho preso? Via San Antonio. No, via San Antonio.